Ma c'è di più. Oltre a questi esempi moderni, dobbiamo parlare anche delle forme prestatali di società non gerarchizzate, che sono durate non qualche mese, ma migliaia di anni. Ci viene insegnato attraverso la storia di regime, ed è in questo modo che lo Stato attua la sua prima fidelizzazione autoreferenziale presso il fanciullo, che prima dell'emergere delle prime forme statali, poleis greche, monarchie egizie, babilonesi, assire, eccetera, ci fossero solamente tribù composte da individui arretrati, incivili, violenti, brutti, incapaci di autogovernare i propri istinti animali e di organizzarsi socialmente. In sintesi, ci viene insegnato a pensare che prima della nascita delle società autoritarie, gli uomini fossero poco più che rozze bestie. Quante volte abbiamo visto l'immagine patetica di un uomo con la clava che trascina una donna per i capelli? Come al solito, la menzogna tramandata nei secoli dal primitivo, questo sì, potere patriarcale, serve per nascondere altre verità. Di becere tribù soggiogate da maschi brutali ce n'erano sicuramente a bizzeffe già allora. Ma l'archeologa Maria Gimbutas ha dimostrato attraverso i suoi studi l'esistenza di altri tipi di società. Senza Stato, fondamentalmente pacifiche, egualitarie e culturalmente evolute, le denominate società gilaniche erano tali proprio perché l'autoritarismo patriarcale ancora non vi aveva fatto apparizione. Sono esistite prima dell'emergere delle prime società statalizzate. Si sono sviluppate nell'area sud-est europea per decine di migliaia di anni e si sono perpetuate fino a circa 6.000 anni fa. Grosso modo quell'arco di tempo che nei libri di scuola viene rapidamente catalogato come pre-civilizzazione e dove civilizzazione sta appunto per autoritarismo patriarcale. Queste società fondavano i loro culti sulla Dea Madre, un'entità divina basata sulla donna creatrice di vita e sul ciclo di rinnovamento naturale. Il culto della Grande Madre nasce in società che sentono un mistico senso di appartenenza alla natura, che permea tutte le attività quotidiane e dove, mentre gli uomini si dedicano alla caccia o alla pastorizia, le donne raccolgono e coltivano piante commestibili per sfamare la comunità, acquisendo con l'esperienza una serie di conoscenze su luoghi, cicli e modalità di crescita di alcune specie e sulle loro proprietà alimentari, curative oppure velenifere o psicotrope, tramandando così da madre in figlia quelle conoscenze, quel potere, in un sistema di discendenza matrilineare. Questo diede vita a un sistema dove la ridistribuzione delle risorse era gestita dalle donne in modo equo per tutta la comunità, come farebbe in una grande famiglia una mamma, la Dea Madre, appunto. Nei clan non c'era divisione sociale tra chi governava e chi lavorava. E ciò impediva l'emergere di sentimenti autoritari e il desiderio di obbedienza. E di conseguenza, questi popoli non contemplavano l'utilizzo della forza fisica come strumento organizzativo e coercitivo, ma la solidarietà. Che fine fecero queste comunità mutuali? La Gimbutas ha scoperto, studiando migliaia di ritrovamenti archeologici e interpretando i miti ad essi associati, che delle popolazioni indoeuropee denominate Kurgan si introdussero in Europa assoggettando le società indigene e imponendo la loro ideologia. Un'ideologia in netta contrapposizione con gli ideali di solidarietà e cooperazione su cui erano incentrate le società gilaniche e che è documentata dall'apparizione di armi e tombe megalomani di re guerrieri, prima pressoché assenti nei reperti dell'antica Europa, oltre che dall'impoverimento culturale al quale le società colonizzate furono soggette dopo la sottomissione forzosa da parte di questi rozzi popoli molto meno evoluti. Gli aspetti principali della cultura kurganica erano la centralità dell'autorità maschile e la forza fisica. Le tribù indoeuropee
avevano un capo guerriero. Erano caratterizzate da forte divisione sociale e gerarchica tra sacerdoti, guerrieri e lavoratori, relegando in posizione di subordinazione donne e schiavi. Questa nuova situazione portò a una graduale scomparsa del culto della Dea Madre, segno della forzata sottomissione a cui la donna venne costretta all'interno della società. Questi studi mostrano come la cultura del dominio, del patriarcato e della struttura piramidale tipica dello Stato moderno nascano ed emergano a causa dell'assoggettamento delle società matrifocali, avvenuta per mano delle popolazioni kurga, i capostipiti della gerarchia e della violenza.